Welcome back con l'inizio della seconda parte di Deus Ex Human Revolution. Praticamente siamo qua con Mankind Divided 15. Sembra andare tutto bene. Cominciamo. Un personale per il divertimento. Potrei guardare teatro, ma affrontare una sfida impegnata. Questo è il gioco nella sua forma originale. Nemici più abili, situazioni più difficili, rendendo il possibile interessante e adrenalini. Cos'è tutto uno con la macchina? Non ho chiesto, mamma mia. Era il 2027. Le nuove scoperte della biotecnologia permettevano alle persone di potenziare le proprie capacità fisiche e mentali, a patto che avessero abbastanza denaro, ovviamente. Stava nascendo una nuova specie, metà macchina, metà essere umano. E almeno a Detroit non tutti approvavano la cosa. Avevo trovato lavoro come capo della sicurezza alle industrie Sarif, una delle principali società biotecnologiche. David Sarif in persona mi aveva scelto, incaricandomi di proteggere i suoi dipendenti. Forse c'è la musica un po' C'era anche troppo alta Megan Lee, la rispetto mia a... ex. Brillante neuroscienziato Megan Lee Ah? aveva trovato un modo per rendere i I potenziamenti dialoghi. sicuri e accessibili a Tappo. tutti. Ah, Stava perfetto. per presentare i risultati dei Mei. propri studi al congresso, quando la notte prima dell'incontro le mie misure di sicurezza hanno fallito. Una squadra di mercenari ha assaltato il quartier generale delle industrie Sarif, compiendo un massacro. Tre dei mercenari erano pesantemente potenziati. Il loro obiettivo erano Megan e la sua squadra. Ho provato a fermarli. Il loro capo mi ha scaraventato oltre una parete di vetro. L'ultima cosa che ricordo, insieme alle urla disperate di Megan mentre la uccidevano, è l'impatto del proiettile che mi è penetrato nel Sì, cervello. vabbè, lo faccio dopo Ho appena dovuto morire insieme a lei. finisce qua. Non è Però andata vabbè, così. grazie, a posto. Sono stato salvato grazie a sofisticati potenziamenti militari, i migliori che Sarif potesse acquistare. Mica Non Sarif ne posso poteva dirsi che erano acquistare. amici. Sarebbe stato necessario più tempo, ma dopo quei 6 mesi le industrie Sarif hanno subito un nuovo attacco. Stavolta da parte di un gruppo di puristi pro-umani. Violenti, fanatici, fermamente contrari al potenziamento umano, affermavano di appartenere al Fronte Umanitario, un'organizzazione no profit che chiedeva all'ONU di limitare le ricerche biotecnologiche. I criminali sono penetrati nelle industrie Sarif e hanno trovato degli scienziati che lavoravano su un potenziamento militare top secret, il Typhoon. Sarif mi ha incaricato di recuperarlo. E quando l'ho trovato, uno dei cosiddetti puristi era collegato cerebralmente al dispositivo, cercando di scoprirne i segreti. Era ovvio che c'era sotto qualcosa. Il potenziato si è suicidato prima che potessi interrogarlo. Sarif mi ha ordinato di approfondire le indagini. L'ho fatto con l'aiuto di Frank Pritchard, capo della sicurezza informatica. Abbiamo così scoperto che un secondo hacker controllava a distanza il potenziato. Pritchard e io abbiamo tracciato il segnale fino a un campo di internamento segreto della FEMA, a Detroit. Là c'erano quegli stessi mercenari che 6 mesi prima mi avevano quasi ucciso. Quando mi hanno visto, ci hanno riprovato. Quella volta però non hanno avuto vita facile. Porca troia, Ho con tutti i eliminato i potenziamenti in mercenari più. da internet e ho scoperto una nuova traccia che portava a un attico in Cina. Ovviamente sapevamo bene che si trattava di una trappola. Isola di Hengxia, Cina. Lì sorgeva una città talmente affollata che hanno dovuto costruirne una seconda appena sopra. Trovare degli indizi in quel luogo non sarebbe stato facile. Per mia fortuna non ero solo. Però Farida, povera. il pilota più in gamba delle Povera industrie Farida. Sarif, aveva vissuto a Hengxia in passato. Una brava ragazza. Averla dalla mia parte mi ha consentito di muovermi in quella città. Malik mi ha portato nella città bassa, vicino all'attico di cui mi aveva parlato Mohamed. Quando sono arrivato, ho trovato degli uomini della Bell Tower Associates, una società di sicurezza privata assunta dal governo cinese, intenti a perquisire l'attico, anche se non per il motivo che mi sarei aspettato. L'uomo che viveva in quell'appartamento era un criminale, un hacker di nome Van Bruggen.
lo stesso che controllava a distanza il potenziato alle industrie Sarif. Aver indotto l'uomo al suicidio era stato un errore. Ora i suoi compagni mercenari gli davano la caccia. Dovevo riuscire a trovarlo prima che lo facessero loro. Per trovare Van Bruggen ho dovuto scendere a patti con la triade, i signori del crimine di Ensha. Laker era rinchiuso in un cadente hotel a capsule. Quando l'ho trovato, era più che disposto a rivelarmi il nome della donna che l'aveva assunto. Zhao. Zhao Puttana, Yung, quanto è presidente della troppo forte Zhao Corporation. Secondo Van Bruggen, Zhao voleva il monopolio dell'industria dei potenziamenti e aveva assoldato i mercenari per colpire i concorrenti. Le industrie Sarif erano in cima alla vista. Per incastrarla avrei dovuto penetrare nella sede della TYM e recuperare un ologramma della sorveglianza da un server. Sospettavo che Van Bruggen non mi avesse detto tutto, ma nulla mi avrebbe potuto preparare a ciò che ho visto una volta là. Megan non era morta. Lei e quattro suoi colleghi erano stati rapiti e trasferiti altrove. Il tutto mentre i loro sequestratori inscenavano la loro morte. Alla ricerca di informazioni ho affrontato Zhao nel suo attico. La donna ha affermato di essere solo una pedina in un gioco più grande di lei, parlando di un gruppo di individui in grado di controllare interessi di livello globale. Poi si è rinchiusa in una penitenza, dando l'allarme e costringendomi a scappare. All'inizio credevo che Zhao mi avesse mentito, ma in parte le sue parole erano sensate. David Sarif temeva per i suoi dipendenti, a tal punto da aver fatto impiantare chirurgicamente un localizzatore in ognuno di essi. Quei GPL avrebbero dovuto essere operativi al momento dell'attacco, ma secondo Zhao, con una chiamata alla PICUS, leader mondiale nelle notizie satellitari 24 ore su 24, erano stati disattivati. Dovevo raggiungere il quartier generale della PICUS a Montreal per saperne di più. Eliza Kassan, la first lady di ogni notiziario PICUS. Malik pensava che esagerassi quando le ho detto che Eliza era coinvolta. La più famosa giornalista del mondo in combutta con una banda di assassini mercenari. Ops. Quando ho affrontato la Cassana nel suo ufficio, però, la donna ha ammesso di aver disturbato i satelliti sopra Detroit durante il rapimento di Megan e della sua squadra. Ha detto di avere soltanto fatto ciò che le era stato detto di fare. Stava per aggiungere altro quando sono arrivati dei mercenari intenzionati a ucciderci entrambi. Nel giro di pochi istanti, Eliza era sparita. Vabbè, com'è che era sparita? Non era mai stata là, più che altro. Erano guidati da un'assassina potenziata con cui aveva... Cazzo, che forte lei. Fedorova, una donna di poche parole, ha atteso che tracciassi la trasmissione di Eliza da una sala server segreta sotto il complesso della PICUS, per poi sorprendermi alle spalle. È seguito uno scontro letale in cui io ho avuto la meglio. Con Fedorova fuori dai giochi, Eliza è ricomparsa. Così ho scoperto che la First Lady della PICUS non era per nulla una lady. Si trattava di una sofisticata IA, creata per monitorare i flussi di informazioni e manipolare l'opinione della popolazione. Che è Cambridge Analytica. Mi ha detto che i mercenari avevano chiesto a Isaiah Sandoval, un medico del fronte umanitario, di rimuovere i dispositivi traccianti, mentre i satelliti sopra Detroit erano oscurati. Mi ha detto anche che per saperne di più avrei dovuto parlare con David Sarif. Quando Malik e io siamo tornati a Detroit, la tensione fra i cittadini normali e potenziati aveva ormai raggiunto il punto di non ritorno. Diverse città erano già in fiamme e tutti chiedevano un intervento dell'uomo. Sarif stava cercando di convincere Hugh Darrow, l'inventore un tempo sostenitore dei potenziamenti, ad aiutarlo a fermare una possibile votazione sulle limitazioni del potenziato. Sarif aveva un disperato bisogno di Darrow. La scoperta di Megan avrebbe permesso a milioni di persone di potenziarsi oltre le loro normali capacità umane, catapultando al contempo le industrie Sarif al primo posto dell'elenco Fortune 500. Secondo Sarif, i rapitori erano a conoscenza della cosa e non volevano che la popolazione potesse potenziarsi liberamente. Così mi ha chiesto di indagare su questi suoi misteriosi avversari, gli Illuminati. Più determinato che mai a scoprire la verità, ho rintracciato Sandoval tramite il più fiero oppositore dei potenziamenti in tutto il continente americano, Bill Taggart, suo capo nonché fondatore del fronte umanitario. Sandoval, messo alle strette, ha ammesso di aver eseguito l'operazione sulla squadra di Megan,
Europa ha detto di non aver rimosso il GPL, limitandosi invece a cambiare la loro frequenza. Infatti, poco dopo, Pritchard ha localizzato i segnali in Cina. Malik e io siamo partiti immediatamente. Purtroppo gli Illuminati erano sempre un passo avanti rispetto a noi. Cazzo, che brutta fine. Siamo caduti in un'imboscata. La Bell Tower Associates ci ha abbattuto non appena siamo entrati nello spazio aereo di Ancient. Ci siamo salvati solo grazie alle capacità di Mali. Dopo un breve e violento scontro, sono fuggito verso Ancient Pass. Il segnale che stavo seguendo mi aveva portato dritto alla triade. O meglio, al braccio potenziato di Tong Xiang, leader di una banda di spazzini. Tong mi ha detto che quel braccio proveniva da un cadavere abbandonato dalla Bell Tower nella sua zona. Il che significava che almeno uno degli scienziati di Sarif era morto. Gli altri, però, potevano essere ancora vivi. Tong mi ha indirizzato verso un porto usato per il traffico di esseri umani, aiutandomi a salire a bordo di una nave della Bell Tower. Il vascello era diretto alla Rifleman Bank, una base militare nel mare cinese meridionale. Lì la Bell Tower teneva prigionieri dei civili per completare il progetto Iron, un'interfaccia umano-computer che uccideva gran parte dei soggetti. Là si sarebbe conclusa la mia ricerca di Megan, se non fosse stato per un misterioso alleato di nome Quinn. In cambio del mio aiuto per incastrare la Bell Tower, mi ha fatto salire su una seconda nave, diretta a Singapore, verso il Ranch Omega, un centro biotecnologico gestito dagli Illuminati. Là c'erano tre degli scienziati di Sarif, costretti a creare un biochip in grado di disattivare a distanza i potenziamenti. Un biochip che era già stato installato in milioni di persone in tutto il mondo, grazie a una nota di richiamo emanata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con l'aiuto degli scienziati ho rintracciato Megan in un'area riservata del ranch. Là mi sono imbattuto in Jaron Namir, il potenziato che mi aveva piantato una pallottola nel cranio. Si era alleato con Zhao e contava di cogliermi di sorpresa. La loro piccola imboscata, purtroppo, è miseramente fallita. Ho trovato Megan in una suite di Hugh Darrow, il miliardario filantropo a cui Sarif aveva chiesto aiuto. Darrow l'aveva convinta ad aiutarlo nella creazione del biochip, promettendole che avrebbe bloccato l'uso eccessivo della tecnologia. Mentre Megan mi spiegava ogni cosa, è apparso Darrow, con una trasmissione globale, annunciando al mondo che i potenziamenti avrebbero causato l'estinzione della razza umana. Poi, per dimostrare quanto appena detto, ha attivato il biochip. In tutto il mondo le persone potenziate sono cadute vittime di una furia omicida. Darrow aveva ingannato tutti. Soltanto io potevo porre fine a quella follia. Per farlo dovevo raggiungere Palcea, un'enorme struttura collocata nell'oceano Artico. Mentre percorrevo i suoi corridoi, realizzati da manodopera interamente potenziata, vedevo davanti a me morte e distruzione. Anche se sono riuscito a bloccare la trasmissione di Darrow, il suo obiettivo era già stato raggiunto. Il futuro dell'umanità era più incerto che mai. Come avrebbe reagito a quell'atto di sabotaggio? Sarebbe stato possibile tornare a fidarsi dei potenziamenti? Quale sarebbe stata la prossima mossa degli Illuminati? Soltanto il tempo ce lo avrebbe detto. Ok. Giustamente non ti dice la scelta finale perché c'erano le varie opzioni. Che qua doveva andare tutto così, però alla fine potevi decidere in base a quello che avevi fatto precedentemente cosa fare. Pensavo di poter salvare il mondo. Guardalo ora. Ennesimo attentato legato ai potenziati. I 251 passeggeri del volo 451 della Sister Airlines hanno perso la vita. Un potenziato è entrato nella cabina di pilotaggio e ha massacrato senza pietà tutto l'equipaggio. Cazzo. Cominciamo alla grandissima. La scatola nera sembra indicare che l'uomo fosse vittima di un flashback dell'incidente dei potenziati. L'orribile giornata di 2 anni fa, quando molti potenziati hanno sviluppato una follia omicida, la più grave perdita di vite umane degli ultimi decenni. A volte bisogna rassegnarsi e accettare ciò che si è diventati.
Vedi di non uscire di testa, tostapane. Va bene? Beh, se accadesse, nemmeno te ne accorgerai. Agente Jess, devo aspettarmi qualche problema? No, signore. Non vedo perché dovresti. Bene, perché tu sei l'unico agente potenziato di questa squadra e sfrutterò le tue capacità. Vabbè, zio, a posto. Ascoltatemi tutti. Abbiamo una tempesta di sabbia in arrivo su di noi e non possiamo commettere errori. Il bersaglio è quest'uomo, un trafficante di nome Shepard. Un ex Shepard. Era nelle forze speciali, uno dei comandanti spariti durante l'incidente. Ed è uscito allo scoperto. Non va bene per niente. Infatti, vende armi e potenziamenti di tipo militare ai terroristi. Questo è Aran Singh, l'agente infiltrato che ha stanato Shepard. È il migliore dell'Interpol. Per 3 anni ha lavorato per ottenere la fiducia dei jinn, dei contrabbandieri iracheni diffusi come una piaga nell'area orientale. La settimana scorsa il nostro trafficante ha contattato i jinn, offrendo una grossa partita di attrezzature a un prezzo ridicolmente basso. Hanno detto a Singh di gestire l'affare. Non gli piacerà che l'Interpol gli rovini la festa. La copertura di Singh regge? Per adesso regge. Facciamo sì che la mantenga. Ok. Qui è dove si svolgerà l'affare. Figa. Un hotel nel grattacielo incompleto, abbandonato fino dai tempi dell'incidente. Dentro è piuttosto malmesso. Vediamo un po'. Molti operai. Ma sto grattacielo in che senso? Che è in orizzontale. Durante l'incidente sono impazziti tutti. È stato un autentico macello. E nessuno, tranne qualche drogato, ha messo più piede là dentro da allora. Quindi qual è il piano? Singh si incontrerà con Shepard al piano terra nell'atrio principale. Ha mandato il grosso dei jinn nell'attico, che offre una posizione elevata. La squadra di McCready si piazzerà in modo che possa controllare l'atrio ed effettuare l'arresto. Jensen, tu entrerai solo dal tetto. Il mio obiettivo? Tenere i jinn fuori dai giochi. Per quanto ne sappiamo, esiste un solo passaggio dall'atrio al livello dell'attico. Si tratta di un ascensore situato qui. Voglio che blocchi l'accesso. Che fastidio i sottotitoli così, però. Puoi usare solo i tuoi potenziamenti per questa operazione? Ti consiglio di prendere qualche arma. Non si sa mai. Cioè, appunto, qualche arma. Però andiamo sul non letale. Nah, non letale sempre. Per un agente in incognito, la sua copertura sarà più credibile se non resterai solo a respirare dopo l'operazione. Ben detto. Già, perché se gli accadrà qualcosa, sarai tu a dirlo a sua moglie. Una volta uscito da... Questo vuole boh. Io questo lo picchio prima o poi. Là dentro ci sono molti spazi aperti con soffitti alti, ma anche numerose stanze di piccole dimensioni. Quanta scelta. Alla fine. Arma stordente. Qua non lo so, perché sinceramente a me piacciono le cose da cecchino, però penso sia più tipo assalto invece della pistolina stordente. Vai, fucile tranquillante. Non ho intenzione di andare troppo sul personale. Tanto se sono vicino li posso fare corpo a corpo. Come vuoi, così ridurrei il rischio di essere visto. E comunque sì. Un'ultima cosa, da vicino andrebbe comunque bene. Singh dice che i jinn utilizzano un dispositivo wifi per potenziare le comunicazioni. Se lo disattiverai avrà più possibilità di mantenere la propria copertura. Ok. Potrò di localizzarlo, ma non dobbiamo muoverci. Non c'era una tempesta in arrivo? Sì, c'è. Effettivamente. E le informazioni sull'operazione sono arrivate all'ultimo. Per cui dovremo improvvisare un po'. Ben? A posto. La tua priorità, ricorda, è tenere i jinn lontani da quell'atrio. Ricevuto. Adesso vediamo di concentrarci, signori. Ci stiamo avvicinando al bersaglio. Nice. Il primo sei tu, Jensen. Ovviamente. Task Force Actual 2029. Attivare propulsione silenziosa e scendere a 1500. Ok, quindi è un paio di anni dopo quello che è successo in Human Revolution, se non mi ricordo male.
Quanto è figo però, porca troia. È entrata da supereroe, cazzo. Fa un po' male alle ginocchia, però è troppo figa. Ah, ok, bello cecchino. Granate a gas. Sono sul tetto. Ricevuto. Penetra nell'edificio. Ho delle abilità là che non. Quanto veloce. Parte degli attici. E ricorda, il percorso più diretto potrebbe non. Ah, troppo fastidio, un attimo. Devo diminuirmi la sensibilità. Veramente alta. No, così è lento a diminuire. Proviamo con un 40. Ok. È quello più facile. Confermato. Ok, già. La sua squadra sarà a terra. Miller, chiudo. Mi sembra comunque troppo sensibile. Però vabbè, magari cerco di abituarmici. E inquiniamo un pochino. Sega a mano, no, a posto. Me ne faccio da solo le seghe a mano. Cos? Vuoto. Ok, inventario. Vabbè. Aia, le mie orecchie. Però beh, l'impatto visivo è molto figo. E il gioco va alla stragrande. Cioè, i miei 60 fps granitici, cioè, almeno quello ce li ho. Jensen, stiamo attraversando la lobby verso. Ah, cazzo. Che succede? I Jin hanno attivato dei generatori. Dovremmo violare le tastiere. Divertiti, me credi. Hanno molte forme e colori. Ricorda che il rosso è un brutto segno. Vaffanculo. Mamma mia, salti che butta. Non c'hanno niente. Ma sti cadaveri così poveri, ma perché? Aia, le mie orecchie. Ok, sì, devo abbassare per forza un pochino nella mia testa almeno, perché se no muoro. Tap. Inventario rapido, vabbè. Ok, ok. Dov'è il mio inventario con la I? Vabbè, mettiamo. Oh. Vabbè. Uno. Iniettori postimolante, più celle, i dati non mi servono, le munizioni nemmeno, le granate. Vabbè, granate fumogene. E granate a gas. Qui non c'è sta niente di particolare. Oh, lo sapevo, questa va qualcosa. Con, i nostri investigatori sono in fibrillazione, alcuni di loro stanno
considerato seriamente ritirarsi dal progetto per contenere le perdite. Fare lo stesso, se in ballo ci fossero i miei soldi. Ormai è praticamente sicuro che Desert Jewel non sarà completato in tempo. Non devo ricordarti che questa sarebbe la nostra quarta consegna in ritardo, le inevitabili conseguenze del caso. Ho bisogno di una scappatoia prima che la Wahab Tahir affondi. Mi serve il tuo aiuto. Connor, possiamo vederci? Il 10 sarà a New York. Ok. Ok, ha fatto di nuovo casino. Come cazzo devo fare? Ah, vedi, cerco via il qua si può andare. Ma non serve a niente. Ok. Trovato. Ok. Che cazzo era con questa una roba? Biocella. Give me my biocella. Devo risalire. Puttana tua sorella. Devo ancora abituarmi a sti salti che butta. Ok. Viola. Ok. Tempo, tanto. Vabbè, 20 secondi, cioè dove fare? Accesso consentito. Vabbè, proprio perché questo era il tutorial ti volevano un po' far cacare in mano, ma ok. Ah. Chiudi e torna al gioco. Uff. Non si sporge direttamente dal... Farò un altro giro di controllo, solo per perché non mi si dà, mi si deve sporgere poi in automatico dai ripari. Però almeno c'ho la mappa e potrei guardarli attraverso sti buchi. Ah, c'hanno pure la linea di... Vediamo. Non lo porto più in qua. Se almeno è più complicato da trovare. Chi sta morto? Munizioni che raccogliamo. Là dentro vediamo se c'è qualcun altro a parte sto tizio, anche perché le munizioni non abbiamo tante, quindi vorrei comunque risparmiarle. Ma che cazzo fa? Ah, così, senza colpo ferire. Devo mettere le armi proprio in caso di emergenza. Ma io una pistola qui, fanculo, sbaglio sempre. Devo abituarmi. Una pistola qua gliela metterei proprio per le emergenze più assolute, ma non voglio usarla. Fanculo. Ma qua c'è il tizio ora.
O no? Ah, me lo sono portato il tizio svenuto. Ok, sono stato previdente. E qua non ci dovrebbe essere più nessuno. Teoriamo. Ma mi conviene sempre di qua. Accesso consentito. Jensen, Mac, ascoltate. La tempesta di sabbia si avvicina rapidamente. È bella grossa e farà parecchi danni. Odio il deserto, cazzo. La vedi già? Sì. Ah, appunti. Ci resta poco tempo. Ricevuto. Oh, i dardi sono buoni. I dardi è molto buono che io li abbia presi. Crediti. Nisrai, cosa? Vabbè. Oh, qua c'è un punto debole. Mi piace che usa le maniere forti per fare le cose. Munizioni per il revolver che non abbiamo. Quindi vabbè, vaffanculo. Sotto non c'è niente. Spacchiamo il muro. Wow. Viaggiatore, ma dove cazzo vado? Viaggio. Cioè, io sono arrivato qua, ma non serve perché comunque devo chiamare. Non credo mi possa buttare. Cioè, aspetta. In teoria, vediamo se ce l'ho col. Mamma mia. Ah, ma sono già avanti. Vabbè, mi leveranno tutto, vaffanculo. Pelle, schiena. Porca troia. Cioè, per ora sono fortissimo. Che avatar, cose cazzate varie. Hacking mimetico. Non mi serve. Non c'è scritto se ho effettivamente quello per atterrare. Ah, ok, me lo dice. Perfetto. Non sapevo di. Cioè, pensavo di sì, però boh. Chiudi e torna al gioco. Non ho bisogno di tutorial per queste cazzate, dai. Smettiamolo. Mo? No, sul serio, mo? Ah, sono scemo io. Vieni, sospè. Scemo di merda. Mi serve l'energia. Ah, sbagliato. Devo portarmelo dentro l'ascensore. Pensavo di averlo fatto così lontano dall'ascensore. Non
c'è nessun altro. Ok, quello mi segna che faccio bello, molto più easy da gestire. Si capisce meglio. No, ma fa culo, già lo so che devo pigliare là, stai zitto. Combattimento. Ah, oh, fanculo. E credi, come procedi? Più lentamente del previsto. Qui sotto pare di essere in un cimitero. Come dici? Durante quel casino del 27, tutti sono corsi verso le scale. Ci sono cadaveri ovunque. Che cazzo m'ha visto? Alcuni di loro erano tuoi cuginetti, Jensen. Hai bisogno di pezzi meno di ricambio. Meno male che è solo ti sospetto. Male, alza la voce. Lo sapevo, cazzo. Non c'è, ma che le... Ah, ok. Che fa? Dammi il tizio. Ok. Forse è modo... Ah, incastrato, cazzo! Vaffanculo, si è glitchato. Non me lo fa portare via. Che palle, però, dai. Ok. Vai via. Non mi guarda. Mi sembra esserci... Non aprire! E non ti incastrare. Vabbè, spunta la testa. Indica pure che sono a piani diversi. Bello. Queste cose non le avrò mai. Mi levo ora tutto, lo so. Jensen, situazione? Sto attraversando gli attici. Se dovessi trovare il potenziatore di segnale dei Jane, cerca di disattivarlo. Vedi, sì, perché però te le sta facendo tipo a tutorial. Quindi per ora c'hai tutte cose. Che palle però, che ti fanno subito P e poi ti levano tutto. Ah. Qui è un po' più un casino. Qui qualche dardo mi sa che va usato. Anche se è proprio vecchio stile con i coni. Con i divisione così. Cioè non si addice molto a sto tipo di gioco. A un tipo di gioco moderno, però figo. Cioè ci sta. Molto fa molto Metal Gear. È là sopra. Vaffanculo allora. Ah cazzo, hanno trovato quello qua sotto. Sì. Purtroppo ha senso. No? No, cazzo.
Credo che sia il classico. Se lo prendi in testa funge, se no vaffanculo, ci vuole un po'. Da qua non ci passo. Non è easy come da fare. Non è per un cazzo. Affanculo. Per un cazzo proprio. Cazzo. Muoviti, fai qualcosa, ti prego. C'è quell'altro che è sopra. Odio tutto questo. Ascoltate, Cheng è entrato nelle frequenze radio dei Jin. Vediamo com'è il segnale. No. اللي هيبقى علينا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. segnale perfetto. affermativo. bene. ci risentiamo al momento dello scambio. li picchiamo tutti sti terroristi di merda. tanto ormai lo sanno che ci sono, non ha senso manco nascondere i corpi. palmare. Abaidullah, non mi piace per niente, parla troppo, potrebbe incantare i serpenti con la parlantina che si ritrova. In 3 anni non l'ho mai visto prendere un'arma e sporcarsi le mani, non fa che parlare. Anch'io la pensavo così, però mi sono ricreduto. Perché? Che è successo? Ieri, dopo averlo accompagnato per i preparati dell'Arcordo, l'ho seguito fino all'Emirate Hotel. Sì. Singh aveva messo in chiaro che doveva esserci un solo uomo all'hotel. Quando se ne è trovati davanti 3 li ha ammazzati tutti senza battere ciglio. Anche quello con cui doveva parlare. Tutti quanti, fidati, è uno dei nostri. Minchia. Cosa non si fa per mantenere la copertura? Lavoriamo accorti. Ho detto lavoriamo accorti. Oh, che cazzo succede? Ah, effettivamente se io lo vedo lui mi vede. Fa. Questo non ho capito perché. No. Ok, con la F ti rimetti al riparo. One moment. Ok. Ripiglia. Vediamo che cazzo sta facendo sti due tizi. A parte che mi sto a riempire di munizioni. Yes. Ok, quello che mi serviva fare. Ho difficoltà a tenersi aggiornati sullo scambio. Ottimo lavoro. Incrociando le dita, la copertura di Singh reggerà fino alla fine. Ricevuto. Procedo al bersaglio primario. E girati un po', fatica. Troppo forte per questa cosa di avere iconi di visione.
dobbiamo prontezzarci perciò, però la batteria perché è una merda. Porca troia, questo che lavora coi cadaveri, con le, manco con i cadaveri, con le persone per fare tipo Frank, mamma mia, animale. Cazzo! No, la facciamo tutta non letale comunque. C'è il robot? Ah va! Porca troia! Quanto sono messo male. Devo eliminare tutto a poco, c'è poco da fare, poco da fare a poco, ah. C'è troppa gente. Ah, ok, se la stanno vendo col mio ologramma. Meno male. Cazzo. Fa pure le double. Meno male. E appena si è girato stavo bestemmiando fortissimo. Non l'ho capito perché non m'hanno visto qua. Cazzo, cazzo. Sì, ci mette un po' ad agire se non è... Non capisco perché non sveglino i compagni. Li ho uccisi. Chissà perché è morto. Non ho capito. Quello che è svenuto perché boh. Vabbè, andiamo avanti. Jensen, siamo nell'atrio. Prendiamo posizione alle terrazze. Si sono accorti di niente qua. In movimento.
non si è accorto. L'elicottero nemico sta arrivando e anche la tempesta. Hai disattivato quel potenziatore? Affermativo, è fuori uso. Allora l'uomo di latta ha un cuore. Ci hai fatto un favore. MacReady, chiudo. Mi sembra ci siano altri. Giusto, scusa. Violiamo. Devo arrivare qua. Come cazzo arrivo? Da qui. Oh. Da qui. Ma qua sono tutti uno, preferisco da qua. Vabbè, 34 secondi, dai. Smettiamola, è fatto apposta qua per non poter mai fallire. Ok. Ah, video. Qui Jensen. L'accesso agli attici è sicuro, i Jin non disturberanno. Passo. Ricevuto. Era ora, cazzo. Elicottero nemico. Ok, squadra d'assalto. In posizione. Strike 1 in posizione. Strike 2 pronto. Strike 3 pronto. Strike 4 in posizione, capo. Occhi aperti e biele sicure. Sì, sì, non rompere. Chiudi quella fogna, Halide. Tappatevi la bocca. 5 in posizione. Oh no. Siamo pronti. Sing vede Shepard. Trasmissione. Bersaglio in zona. Ricordate, c'è anche Sing. Occhio a dove sparate. Hai coraggio, Sing. Un affare con una tempesta alle calcagna. Madre natura fa come le pare, signor. Chiamami Shepard. Bello. Queste sono le armi. I potenziamenti. Ormai sono merce rara. Le armi sono ancora a bordo. Mostrami subito i soldi e... Ma che cazzo? What? Questa è finita. Shepard è morto. Cosa? Chi è stato? Ma che succede laggiù? Bill, non sono i Jin. Ripeto, non sono i Jin. Boh. Caputtana. Che devo fare? Cazzo, si avvicinano! Perderemo Sing. Jensen, non posso raggiungerlo. Mo mi servono le armi. No. 5 6. Mettiamo 6 che dovrei avere più colpi. Jensen, la tempesta ci ha fatto guadagnare tempo, ma devi fermare quell'elicottero! Subito. Non vedo. Ah, sono senza vita, non vedo un cazzo. Nah, mi sono buttato troppo a caso in mezzo. Vai, vai, ci sta. Jim Miller, il direttore della divisione dell'Europa centrale della Task Force 29, esperto tiratore ed ex appartenente ai SAS australiani.
guida da un ufficio nascosto a Praga, una squadra mista composta da analisti dediti alla raccolta di informazioni e agenti d'assalto. Leader diretto e deciso, Miller si dedica con passione al suo lavoro di protezione dei civili, estremamente riservato sulla propria vita privata al di fuori dell'agenzia. Fico. Cazzo! Si avvicinano! Perderemo Singh! Jensen, non posso raggiungerlo! Ci ha fatto guadagnare tempo, ma devi fermare quell'elicottero subito. Addormentatevi, non mi rompete le palle. Che cazzo hai fatto, zio? Ma io si fermare gli elicotteri. Non c'è di che. Tosta pane. Vedi, perché non ho detto tosta pane? Merda. Ci vuoi mettere qualcos'altro in un prologo? Vabbè. Ma che what the fuck? Occhi artificiali, antisintetici. Da computer microscopici. Evoluzione controllata disponibile per tutti. Ci fonderemo con macchine e con quando finirà. Gli illuminati non potranno controllare uomini e donne simili. No, come avevano previsto. Scene d'orrore per le vie di Detroit. I potenziali sono in preda a una follia collettiva. Non succederà mai più. Quanto ci sono costati gli eventi di Dubai? Conoscevano i rischi. Quante unità abbiamo perso? Tutte. Per la tempesta di sabbia. La missione ha avuto successo. Evidentemente è un concetto ampio di successo. Comunque, la natura casuale dell'attacco potrebbe darci un vantaggio. L'Interpol resterà confusa per settimane, mentre noi potremo guidare la gente dove vogliamo. Dopotutto, il nostro è un obiettivo a lungo termine. Lo è sempre stato. Credi? Devo ricordare a tutti quanto ci siamo allontanati dal programma. L'incidente dei potenziati ha diviso la società. La situazione è peggiore del previsto e diventa sempre più instabile. Non è tollerabile.
perché la nostra visione si compie, si rende necessario eliminare ogni disturbo. Nessuno qui. Anche se forse devo alzare un po' la... Ok. Devo alzare un po' la camera perché mi copre la cosa della batteria. Potremmo già avere i voti necessari per approvare l'atto sul risanamento umano. Molto bene. Stanton, accompagnami. Potremmo dover esercitare pressioni finanziarie e politiche su tutti gli oppositori. Procediamo. Elizabeth, ti chiamerò più tardi. Non funzionerà, Lucius. Neppure col denaro di Dowd. Sai cosa troverà Rand a New York? Uomini deboli, indecisi. E con Nathaniel Brown, che resta un'incognita. Certo. Ecco perché stiamo attuando la nostra strategia alternativa. Hai sempre detto di poter fare grandi cose, Paige. Ora hai l'occasione di dimostrarlo. Ogni cosa è pronta. Possiamo iniziare quando vogliamo. Non ce la vedo un cazzo con sta voce, sto tizio. Janus sembra essere ovunque di questi tempi. Lui e il collettivo Juggernaut. Janus non sarà un problema. Ho predisposto tutto. Dubai è stato l'inizio. Ora richiameremo l'attenzione di tutti. Paige, attiva la cellula dormiente. Ok. Non ho capito il senso di farla in una sala apposta. Siamo in tedeschia. Che occhi verdi che hai. Ah, ok, Braga. Miller, sono Jensen. Sto scendendo ora dal treno. Ricevuto. Quando arriverai parleremo. Vieni direttamente in ufficio? Se non avrò problemi ai checkpoint. I tuoi documenti sono a posto. Tieni un basso profilo. Passo e chiudo. Spegni altri. Che tu stia qui. È stata una brutta imboscata. Di sicuro non me l'aspettavo. Idee su chi è stato? La tua task force riuscirà a scoprire qualcosa. E non sarà la stessa cosa che scoprirà il collettivo. È un po' strano, penso, che l'Interpol abbia deciso di spedire la squadra di Praga a Dubai. Miller aveva solo un'azione d'emergenza. Non c'erano altre squadre pronte. Sì, beh, è una bugia. Quanto razzismo, mamma mia. Il collettivo controlla ogni divisione della task force fin da quando sei entrato a fare. Te già non sono razzismo, più che altro discriminazione di di potenziamenti. Se la task force è il braccio degli eliminati, non avrebbe senso mandarla in un imboscato. Un attimo, ok. Arrivi a Praga. A meno che non ci volessero far vedere qualcosa qui ufficialmente. Si papiri. Si preftessi papiri da inspezione. Non creare problemi. Non farei mai, Alex. Ok.
lui se. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. Tutti si guardano le spalle con il terrore che dei potenziati come voi vi assalti. Qualcuno lo farà. Tratta le persone come animali e si comporteranno come nah. Lo dici come se non potessimo fare nulla. Ci ho provato 2 anni fa. Non ha funzionato. E quindi? Vuoi dirmi che dovremmo arrenderci? Rassegnarci a odio e pregiudizio? Al diavolo! Sto dicendo che posso combattere solo ciò che vedo, Alex. Io devo fermare coloro che manovrano nel luogo. Pensavo lo sapessi. Lo so. Tu, io, il collettivo Juggernaut, stiamo provando a fermarlo. Questo però non significa. E allora aiutami. Mamma mia! Quanto pesante! Non fare cazzate, latino! A me fa rabbia vederlo così, cioè in quella situazione. Cazzo! Andiamo. Se abbiamo ragione su Dubai, sul fatto che gli Illuminati volessero la tua squadra come testimone, dobbiamo scoprire perché. Chi ha dato l'ordine alla tua squadra? Miller. Ma forse l'ordine viene da più in alto. Forse è coinvolto lo stesso. Sai cos'è la NSN? La subnet neurale. I direttori della TF-29 la usano per comunicare nel cyberspazio. Ora sì. Che cos'è? Una cimice progettata da Genus. È in grado di adattarsi alla scheda madre dell'NSN. Ah, l'elusivo Genus, leader degli attivisti. Potrò mai conoscerlo. Un giorno, forse. Adesso concentrati su Miller. Devi capire come arrivare alla scheda madre. Cataloia. Secondo me Jensen è un po' come la signora in giallo. O Conan, dove va succedono casini. Alex, stai bene? Sì. Sì. Andiamo via. Hai sentito? Do un'occhiata. Ok, stai attento. Parleremo. Cazzo. Ok. Attivata. Cazzo. Ah, così te la stai giocando, bastardo. Alex, sono Adam. Ehi, hai una voce terribile, come stai? Mi fa male tutto, ma starò bene. Tu invece? Sì, sto bene. Ho visto di peggio. Cazzo, sembra quasi impossibile. Senti, Alex, i miei sistemi non funzionano. Devo farmi controllare. Ma se vuoi che ci vediamo... Cosa? No, sto benone. Fai quello che devi fare. Io ho la scorza dura. Chiamami appena torni disponibile. D'accordo. A presto. Mm-hmm.
Oh, ma che scotta! Armatio. Vai a casa, sei ubriaco. Mamma mia, quanta roba. Vabbè. Cassetto giusto almeno. Ah, bello l'impatto d'occhio che dà la città. Apri imposte. Ha avuto inizio quest'anno. Quando Naked Nomeli ha pubblicato sul Darknet un messaggio di chiamata alle armi dalla forma scadente. In mezzo a errori grammaticali di ortografia, invita tutti coloro che erano disgustati al dominio dell'1% della popolazione a unirsi a lui per attaccare e portarlo scoperto questi personaggi sventandone i piani. Il gruppo ha conquistato l'Unione della Cronaca per la prima volta nel 2025, prendendo il controllo di alcuni processori atmosferici usati da un artista meteorologico di Parigi e scatenando violentissimi eventi su un evento sponsorizzato dall'industria Page. Più o meno nello stesso periodo, Eli è stato sostituito da Janus. Gli scontri per risalire alla reale identità di entrambi gli hacker sono finora falliti. Sotto la guida di Janus il collettivo è diventato sempre più efficiente nel mandare in rovina diverse società comprese nell'elenco Fortune 500, nell'esporre i segreti di diversi governi e, in generale, nel rendere difficile la vita ai miliardari. Le agenzie antiterrorismo di tutto il mondo sono particolarmente preoccupate dal fatto che il collettivo stia reclutando personale sempre più esperto per attuare le proprie operazioni. Che fuor che mi dà la... Non ha senso, vabbè. Buongiorno, Adam. Hai un nuovo messaggio. Da chi? David Sarr. Chi ha? Riproduci. No, non volevo uscire. Vaffanculo. Miller, sono Jesse. Finalmente ci sentiamo, agente. Tutto anche adesso ho aperto la porta. L'attesa. Passerò in ufficio appena posso, ma l'attacco ha danneggiato i miei impianti. Ho bisogno di farli controllare. Certo, abbiamo molto da fare, Jensen. Ci vediamo al tuo ritorno. Dottor Kohler, dobbiamo vederci. Jensen, il mio amichetto robotico. Sicuro, facciamo domani intorno alle... Anzi, meglio adesso. Mi faresti un grande favore. Qualche problema? C'è qualcuno nel mio negozio. Sembrano degli scagnati. Anzi, dei vali incazzati neri. Quindi, a meno che tu non voglia un altro spargimento di sangue dopo l'attacco. C'è sto casino. Dovrò trovare qualcosa di più pacifico, capito? Ah! Mi si è glitchato. Ci sentiamo, agente. Tutto a posto? Perdona l'attesa. Passerò in ufficio appena posso, ma l'attacco ha danneggiato i miei impianti. Ho bisogno di farli controllare. Certo, abbiamo molto da fare, Jensen. Ci vediamo al tuo ritorno. Ok, questo sì. Il vino lo poteva anche lasciare là. Tipo. Dottor Kohler, dobbiamo vederci. Jensen, il mio amichetto robotico. Sicuro. Facciamo domani intorno alle... Anzi, meglio adesso. Mi faresti un grande favore. Qualche problema? C'è qualcuno nel mio negozio. Sembrano degli scagnozzi dei vali incazzati neri. Quindi, a meno che tu non voglia un altro spargimento di sangue dopo l'attacco di ieri... Dovrò trovare qualcosa di più pacifico. Capito. Invece per costruire aree abitative apposite per i potenziali. Ok. Aspetta che apro... Riapriamo le cose. Tranquillanti, darti stordenti. Va bene, noi chiudiamo tutto.
fa sto strumento multifunzione? Ok, sì. Chiudi. Non lo posso spostare, volevo aprirlo, però vabbè. Chiudiamo casa. Umite ceske? Pomůže to mi. Já se ztratila. Jestli mi nepomůžete, tak to prostě řekněte. Ok. Sì. Allora, via di là. Tracciamento avviato. Easy. Accesso consentito. Cioè, più o meno. Che casino che c'è qua. Molto molto creepy. Anche se io sono entrato in casa e gli sto rubando tutto. Peccato, se non fossero quelli a conduzione. A induzione. Il dio macchina ha viaggiato per il vuoto della vastità cercando i suoi figli, i poveri, i diseredati, i reietti della società. Perché queste persone erano state emarginate? Perché avevano un aspetto diverso, perché erano state ferite, spesso mentre proteggevano gli stessi individui che hanno poi voltato loro le spalle. Questi persecutori erano pronti, ansiosi di vedere i reietti come i prodotti danneggiati, non più adatti alla vita nel mondo. In realtà c'era un fatto sul quale non erano in errore. I potenziati sono diversi, sono i prescelti. Il dio macchina parla nelle loro menti. Minchia fanatismo. Lui prepara il prossimo passo dell'evoluzione. Lui li invita a lasciare le loro spalle all'ordura di questo mondo per ascendere verso la singolarità. Tu credi di poter accettare di diventare parte dei figli prescelti? Lui prepara il prossimo passo dell'evoluzione. Non ha senso. Non ha senso come sono fatti sti. Cercatore. Ah, ok, membro della setta. Non riesco a svegliarmi e non so dirti se tornerà mai come prima. Non abbandonare la fede nella chiesa. La madre dice che ha perso la fede e che dovremmo dimenticarlo, ma non posso abbandonarlo così. Singolarità e vicinanza. Oh, sì, ciao, me lo porto. Che è successo? Dove l'ho lasciato? Ah, sono ancora dietro. Ah, vabbè, mi sa che qua me lo porto qua sotto. Così quello vabbè. Salvo e per oggi stacchiamo qua. Dai, proseguiamo i prossimi giorni con questa no, menu principale, ok. Sembra veramente figo l'inizio. Mi piacciono queste cose di discriminazione, anche se mi fanno incazzare un botto. Perché porca troia, smettetela. Va bene. Figo figata. Che sto aprendo così a caso. Va bene, allora. See you next time, Space Cowboy. E alla prossima.